Fede, purtroppo ancora non hai giocato neanche oggi, se sei entrato in campo, diciamo, in questo mondiale, però per fortuna avrai la possibilità magari di farlo più avanti perché avete passato il turno. Sì, no, sì. Al di là di giocare o no, era molto importante vincere per andare avanti, passare il turno. È una partita molto importante che abbiamo riuscito a finirla nell'ultimo momento, però la cosa più importante è il gruppo e che siamo uniti per un unico motivo, no? Lo spavento più grande è stato quando si avvicinava alla fine della partita e stavate ancora sull'1-1, oppure quando Rocco ha rischiato di far intervenire il VAR, tra l'altro italiano, con un colpo di testa finito sul suo braccio? Sì, no, pure la banchina non si vede, o quella punizione, avevamo pensato che era gol, sì. No, pure è stato dura viverla, però alla fine siamo riusciti, siamo molto contenti. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, che è un rivale molto complicato. Si sono dette tante cose su voi, sul gruppo, sull'allenatore. Ci vuoi dire qualcosa tu, che insomma hai vissuto da dentro quello che è successo in questa settimana difficile per l'Argentina, e magari anche smentire delle voci che sono uscite dai giornalisti, non lo so? Sì, no, questo succede quando non si vince, quando rischiamo di andare fuori, quando la cosa non va bene tutti parlano, però la cosa più importante è tutti siamo uniti per l'obiettivo, per l'unico obiettivo. Era molto importante andare avanti per continuare dentro del mondiale. Adesso che siamo riusciti a vincere, penso che ancora il gruppo dimostrerà la forza realmente del valore che abbiamo. Ti faccio l'ultima: oggi sono stati decisivi i calciatori che giocano il campionato argentino, perché due cambi sono calciatori che appunto giocano in Argentina, Mesa e Pavon, poi c'era Armani e c'era anche Enzo Perez. Speri la prossima volta che magari siano decisivi i calciatori che non hanno mai giocato nel campionato argentino, quindi oltre a Messi anche tu. Sì, no, io sono qua per aiutare, per sumare. Farò tutto per giocare, però la cosa più importante è il gruppo e l'Argentina, e dobbiamo pensare e lavorare bene la prossima partita per andare avanti, no? Grazie mille. Se aspetti un secondo ti